Inizia allora il nostro terzo incontro, anche questa volta ho l'incarico da parte di tutti i parti di salutare piccole disposizioni di stagione, insomma, quindi poi lo rivediamo presto con noi. Oggi l'incontro è con Mario Vegetti, tema della lezione è ordine del discorso e ordine del mondo in Aristotele. Praticamente Vegetti è superbo che lo presenti perché ci accompagna ogni anno nel nostro percorso, quindi non aggiungo una parola in più, penso possiamo entrare direttamente nel Mario. Grazie a tutti, buonasera. Aristotele è un continente di pensiero. Io qui ve ne proporrò un itinerario esplorativo fra i tanti possibili, naturalmente senza pretese di competenza. Cercherò di mettere in luce alcuni punti nodali che mi sembrano importanti, ma naturalmente, ripeto, non pretendo di esaurire l'esplorazione del continente Aristotele. Io credo che la prima cosa che bisogna pensare su Aristotele è che la sua grandezza va compresa per contrasto in rapporto alla grandezza del suo maestro, Platone, un maestro ingombrante, imbarazzante. Platone era stato un genio visionario, il fondatore della forma stessa del modo filosofico di pensare. E contro questo maestro Aristotele ha lottato con una pazienza che vorrei definire eroica per l'intera sua vita, pur continuando sempre a muoversi all'interno dello spazio teorico che Platone aveva delineato, ma cercando di ridisegnare, di riconfigurare, di ricostruire questo spazio. E ripeto, penso che si tratti di un'impresa di prima grandezza davvero. Che cosa aveva fatto agli occhi di Aristotele e Platone? Con questo suo straordinario gesto di instaurazione della forma di pensiero filosofico, aveva prodotto, pensava Aristotele, dei guasti di portata catastrofica nel nostro modo di pensare il mondo. Soprattutto aveva introdotto in questo modo di pensare il mondo una serie devastante di scissioni e di conflitti. Il conflitto tra eternità, che apparteneva soltanto, secondo Platone, al mondo delle forme ideali, e tempo, il tempo di questo nostro mondo, che Platone pensava come il luogo del mutamento, della deformazione, dell'incessante variabilità e quindi incertezza. La scissione e il conflitto fra anima e corpo, l'anima concepita come la polarità pura, diciamo in un certo senso divina, rispetto alla corporeità contaminata, il luogo dei desideri, delle pulsioni. Il conflitto tra la verità che spettava soltanto al pensiero e al pensiero delle idee e l'incertezza dell'opinione che si riferiva alla nostra esperienza sensibile del mondo quotidiano. Il conflitto tra un ordine trascendente che appartiene soltanto al mondo ideale, ordine e valore trascendenti, e il disordine privo di senso del mondo storico in cui viviamo. Persino il conflitto tra pensiero e scrittura. Platone non pensava che il pensiero fosse adeguatamente trasferibile nella scrittura. Non dico che questo fosse il pensiero di Platone, ma certamente questo era il modo con cui Aristotele lo leggeva, ed è un modo plausibile di leggere il pensiero. Platone aveva inoltre assegnato al filosofo un ruolo demiurgico.
quello di trasformare politicamente la vita umana seguendo, ispirandosi per quanto è possibile al piano dei valori ideali. Al filosofo toccava questo compito di riformare, di portare per quanto è possibile a perfezione la storia, la vita umana, in un mondo che altrimenti senza quest'opera è destinato al decadimento e al disordine. Aristotele è arrivato alla scuola di Platone, all'Accademia, nel 367 a.C. Dopo il suo arrivo, nel decennio successivo al suo arrivo, Platone, Speusippo, che era genero di Platone e sarebbe stato il futuro capo dell'Accademia, Dione, che era considerato da Platone il suo migliore allievo, Dione era un siracusano, questi tre e altri organizzarono in 10 anni 3 spedizioni a Siracusa, nel 366, nel 361 e infine nel 357. L'ultima del 357, alla quale Platone non partecipò personalmente, le altre due sì, ebbe anche un carattere militare e ottenne finalmente lo scopo che tutte le altre si erano proposte, di deporre i tiranni siracusani, prima Dionisio padre e poi Dionisio figlio, e di sostituirli con Dione, cioè con il pupillo di Platone, con il migliore allievo appunto dell'Accademia, perseguendo quindi un intento di costruire in qualche modo questo progetto demiurgico di un governo filosofico. Intento perseguito culturalmente, politicamente, e alla fine, nel 357, anche militarmente. Non starò a raccontarvi la storia degli esiti a quanto infausti di tutte queste 3 spedizioni. Per quanto ci interessa, Aristotele fu sempre assente. Non partecipò a nessuna di queste imprese. Noi abbiamo i nomi, io ve ne sono 3, ma abbiamo i nomi di numerosi accademici impegnati tutte le volte, una di queste volte, ma Aristotele mai. Questo è già da leggere come il segno silenzioso di un distacco e di un rifiuto dell'avventura politica, dell'immediato coinvolgimento nella vicenda politica, alla quale, secondo Aristotele, il filosofo deve restare estraneo. C'era qui anche un aspetto che ha a che fare con uno stile di vita. Gli accademici, gli allievi di Platone, il gruppo che stava intorno a Platone, erano personaggi singolari. Adesso io vorrei leggervi la descrizione di un giovane accademico fatta da un comico dell'epoca, Filippo, che è naturalmente caricaturale, ma che era di tratto interessante. Questo è un mezzo imbroglione, un mezzo sofista, però con aspirazioni politiche. Leggiamolo perché è divertente. Poi si alzò un giovanotto, questo è un frammento che noi possediamo da questa commedia di Filippo. Si alzò un giovanotto con piglio sicuro, di quelli che platoneggiano nell'Accademia. Un Brison Trasimaco Becca Quattrini, che spinto dal bisogno si era dato all'arte logo salariato ed era capace di dir cose non sconsiderate. Ben tagliati a rasoio portava i capelli, ben lunga la barba intonsa, ben calzato il piede nel sandalo fermato alla caviglia con aggraziati lacci avvolti alla gamba, ben corazzato in un ampio mantello, e sostenendo col bastone la figura autorevole, disse con parole altrui, credo, non sue: o uomini della terra di Atene. Dunque qui vedete il dandy, il limbroglione, il sofista, e però anche la vocazione, ancora sempre la vocazione del rivolgersi al popolo, dell'impresa politica. È caricaturale, ma certamente Aristotele si era designato uno stile di vita diverso. I suoi compagni dell'Accademia lo chiamavano il lettore, perché appunto passava il suo tempo assiduamente a leggere i libri della tradizione antica, quei libri che Platone guardava con sospetto perché, come dicevo, non pensava che la scrittura potesse
fissati direttamente in pensiero. Aristotele leggeva, Aristotele stava quindi nella scuola, nella biblioteca, costruiva una figura di intellettuale, uno stile di intellettuale, diametralmente opposto a questi giovanotti di cui il nostro comico si racconta. Si trattava dunque di partire dalla decostruzione del platonismo, di questi conflitti, di queste scissioni proprio del platonismo, per ricostruire un quadro di pensabilità di un mondo ordinato. E prima di tutto bisognava fare i conti con le idee. Le idee erano state concepite da Platone come uno spazio separato, dicevo, separato da questo nostro mondo qui, uno spazio separato di eternità, immutabilità, trasparenza, ordine, senso, valore. E questo era un mondo di forme ideali costruito a partire dal modello epistemico della geometria. Il mondo della geometria è popolato da forme che assomigliano fortemente alle idee platoniche, sono invarianti, sono trasparenti, sono perfettamente descrivibili e comprensibili e pensabili. Ma l'ipotesi dell'esistenza di un mondo di forme a modello geometrico come il buono, il bello, il bene, il giusto e così via, comportava di, diciamo, sequestrare il livello di positività a questo mondo trasferendolo altrove. Cioè comportava di deprivare il mondo non ideale, il mondo dell'esperienza quotidiana in cui noi viviamo, di ordine e di intelligibilità, che venivano tutti, diciamo, deposti nell'altra sfera. C'è questa famosa frase di Aristotele che vale la pena di citare per intero, nell'Etica Nicomachea. Aristotele scrive: la ricerca è diventata più difficile perché uomini che mi sono amici hanno introdotto le idee. Ma la decisione migliore e doverosa, quando si tratta della salvezza della verità, sembra quella di non tener conto neppure degli affetti personali, tanto più se si è filosofi. Sono entrambi cari, ma preferire la verità è un sacro dovere. È la famosa frase che è riassunta nella formula Amicus Platos et Magis Amica Veritas. Qui Aristotele parla di amici e è molto cauto. In altri passi la sua polemica con l'idea è decisamente più pungente. Scrive della metafisica: dire che le idee sono modelli e che le cose partecipano di esse è parlare a vuoto e usare metafore poetiche. Qui Aristotele colpisce duramente lo stile filosofico di Platone, uno stile fitto di metafore, di narrazioni mitiche, di immagini, e tutto questo viene espulso dallo spazio del discorso filosofico. L'ultima volta, negli analitici, è ancora più cattiva. Diamo un addio alle idee, non sono altro che cinguettii. Ecco, là, diciamo, gli amici che hanno posto le idee, ma la verità è meglio. Il fare metafore cose poetiche e il cinguettare come degli uccellini sui rami e non dire cose serie. Voi vedete che l'attacco qui diventa duro. Ma per Aristotele era necessario questo per ripristinare in primo luogo l'unità del mondo. Non c'è, c'è un solo mondo, ed è questo mondo di cui noi abbiamo esperienza, che è l'oggetto dei nostri sensi, è l'oggetto del nostro linguaggio, è l'oggetto del nostro pensiero ed è l'ambiente della nostra vita. C'è soltanto un mondo ed è questo mondo di cui noi abbiamo esperienza, di cui noi parliamo, che noi pensiamo. E però è precisamente a partire dal linguaggio, dall'ordine del linguaggio con cui noi parliamo del mondo, che comincia il lavoro di Aristotele per ritessere un progetto di ordine,
Aristotele scopre che il nucleo fondamentale del nostro linguaggio, sarebbe meglio dire della grammatica della lingua greca, ma per Aristotele la grammatica della lingua greca è la lingua umana per eccellenza, le altre sono barbarismi, quindi balbettii. Il nucleo fondamentale del nostro linguaggio, se parliamo in greco, anche nelle lingue indoeuropee in generale, è l'enunciato predicativo del tipo X è Y oppure X non è Y. Enunciato in cui si attribuisce o si nega una certa proprietà, una qualità, una quantità e così via, a un soggetto. Questa scoperta apparentemente banale ha delle conseguenze dirompenti, tanto sul piano ontologico quanto su quello epistemologico. C'è nella grammatica greca una ontologia latente che comporta di identificare una realtà stabile, il soggetto, espresso dal sostantivo, la cui prima predicazione è appunto quella di esistenza. Prima di dire X è Y, noi diciamo o implichiamo X è. Nominando X intendiamo attribuirgli l'esistenza e poi le altre proprietà. Aristotele fa del soggetto di questi enunciati predicativi la sostanza, usia in greco, sostanza, di cui possono venire predicati una pluralità di attributi. La sostanza permane nella sua identità al di là del variare degli attributi. È la cosa, il questo qui, che il nostro linguaggio appunto nomina mediante i sostantivi. Non sarà dunque uomo, ma Ferruccio. Non sarà cane, ma Fido. Possiamo anche parlare di uomo e cane come sostanze, ma di secondo livello. Le prime sostanze sono le singole cose. Il mondo è abitato dunque da una popolazione di sostanze distribuite in generi e specie, appunto uomo, cane e così via, portatrici di attributi, grande, piccolo, bello, buono, bianco, eccetera. Questi attributi che Platone aveva trasformato in idee perché aveva sostanzializzato i predicati facendo considerando sostanze il predicato e non il soggetto, e non il sostantivo erroneamente, sono invece, esistono, sono soltanto in quanto riferibili a una sostanza. Bisogna notare che questa ontologia della sostanza e degli attributi, che ha una lunga storia nella filosofia occidentale, che è stata nella filosofia moderna, ancora contemporanea, criticata, distrutta, messa in discussione in ogni modo, perché in effetti per molti aspetti sul piano teorico è lacunosa, è estremamente tenace nel nostro modo spontaneo di pensare il mondo. Ed è così tenace attraverso 2500 anni perché continua, nonostante ogni critica di ordine teorico, ad essere veicolata dal nostro linguaggio, cioè riprodurre quell'ontologia spontanea del linguaggio, della grammatica, che aveva portato Aristotele a formulare. Pensate ad esempio, ma non è un esempio secondario, al modo con cui noi pensiamo la nostra identità personale. Io sono convinto che esista una sostanza denominata col sostantivo mani e oggetti, la quale permane sostanzialmente identica attraverso il variare degli anni, delle età, delle relazioni, dei gusti, delle situazioni, eccetera. Noi, ognuno di noi ha questa convinzione di essere una fortuna identità sostanziale, una convinzione che può essere facilmente discussa e ogni volta che si fa una vera analisi di che cosa significa identità, noi sappiamo che in realtà noi in ogni momento della nostra vita riconfiguriamo la nostra identità anche nel passato, la ridisegniamo facendo delle narrazioni di noi che ci riconfigurano, che c'è poco di comune
fra quello che lui sta parlando e quello che aveva 3 anni. Però l'idea che esista una sostanza permanente e che gli attributi valino è qualcosa che Aristotele ci ha trasmesso. Altre lingue che non sono composte da questa forma di enunciati predicativi base non hanno lo stesso modo evidentemente di concepire l'identità. Questo è anche un problema, mi diceva un amico cibernetico, per i robot, per esempio, per le macchine intelligenti. È estremamente difficile, per non dire impossibile, far capire a un robot che l'uovo nel guscio è la stessa sostanza dell'uovo fritto nel tegamino. Il robot non identifica quello che lui vede come uovo nel guscio e quello che lui vede nel tegamino come uovo fritto, perché il robot non è stato formato nella tradizione aristotelica. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a pensare che esiste una sostanza uovo che attraversa varie attribuzioni o varie situazioni, ma identifichiamo il palmeriere della sostanza uovo quando i nostri sensi non ci danno nessuna informazione da questo punto di vista, perché vediamo due cose completamente diverse. Anche sul piano logico, la sostituzione aristotelica di ontologia a base grammaticale a quella platonica a base geometrica ha delle conseguenze molto importanti. La verità diventa una proprietà degli enunciati, e precisamente degli enunciati predicativi. Il luogo in cui si dice il vero o il falso è quando si pronunciano predicazioni del tipo X e Y. Vero è l'enunciato che esprime una relazione reale tra soggetto e predicato, cioè una relazione che corrisponde allo stato effettivo delle cose. Ci sono due modi per accertare se un enunciato è vero o falso. Il primo è l'osservazione. Se io vi dicessi aperte le virgolette, sta piovendo, chiuse le virgolette, questo enunciato sarebbe vero se guardando fuori dalla finestra vedessimo che piove. Se non piove sarebbe falso. Oppure l'altro modo è l'insieme delle conoscenze depositate nel sapere sociale condiviso. Se io dico Pechino è la capitale della Cina, ciò è vero se sta scritto in un manuale di geografia. Falso se invece questo manuale dicesse che è per esempio Canton. Dunque la verità è una proprietà degli enunciati predicativi e consiste nella loro corrispondenza allo stato reale delle cose. Allora in questo modo il mondo si dispone in un modo unitario. Il mondo è composto di una pluralità di sostanze con la loro gamma di attributi variabili. Il linguaggio che noi usiamo è perfettamente adeguato a descrivere le strutture di questo mondo, perché i nostri enunciati predicativi esprimono nessi di partecipazione tra sostanza e attributo. Possiamo costruire un sapere costruendo catene ordinate di enunciati descrittivi. Il mondo è articolato in regioni, il vivente, l'animale, la pianta, il non vivente, i cieli e così via, a ognuno delle quali corrisponde una sezione del sapere che noi possiamo costruire e che Aristotele ha tenacemente lavorato per costruire. Io trovo quasi emozionante la risoluta pacatezza con la quale Aristotele, in un passo che sta all'inizio di un'opera di trattati meteorologici, descrive la progressiva costruzione da parte sua dell'enciclopedia del sapere così come è distribuita nei suoi trattati. Lo voglio leggere perché, ripeto, è un testo pacato, senza alcuna enfasi, ma come nella storia del sapere occidentale è davvero un passo, un momento decisivo. Scrive Aristotele.
Si è trattato dunque precedentemente delle cause prime della natura e di ogni movimento naturale. Questo è il libro che noi chiamiamo fisica. Ancora, degli astri ordinati nella traslazione superiore e degli elementi corporei, quali e quanti siano. E questo è il libro che noi chiamiamo De Cielo. E dei loro reciproci mutamenti e infine della generazione e corruzione in generale. E questo è il libro che noi chiamiamo Generazione e Corruzione. Rimane ancora da esaminare la parte di questa indagine che tutti i predecessori chiamavano meteorologia. E questo è il libro che noi chiamiamo Meteorologici. Dopo aver trattato di questi fenomeni, dovremo esaminare, se ci sarà possibile spiegare, secondo il metodo già indicato, i problemi relativi agli animali e alle piante. Aristotele ha scritto qua qualche grande trattato sugli animali, non è riuscito a scrivere quello sulle piante, che ha lasciato in eredità al suo allievo Teofrasto. E con questa ricerca si sarà pressoché compiuto il programma che ci eravamo assegnati fin dall'inizio. Io non so se davvero Aristotele fin dall'inizio abbia concepito questo programma di costruire un'enciclopedia ordinata da sapere sul mondo, ma certamente quello che in gran parte ha realizzato. Abbiamo detto però che il mondo è un mito, non abbiamo ancora detto dove è reperibile il suo codice di senso, il suo piano d'ordine. Il mondo è popolato da sostanze in movimento e in trasformazione. Assumono e perdono predicati, Socrate è giovane, Socrate è vecchio, oppure vengono ad essere o cessano di essere. Socrate nasce, Socrate muore. Ma al contrario di quanto pensava Platone, movimento e trasformazione non introducono disordine e caos. Aristotele introduce dunque, dicevo, una legge d'ordine e un principio di senso del movimento. La legge d'ordine consiste in una potente e anche insidiosa coppia concettuale che voi tutti conoscete con i nomi di potenza e atto. Nulla può venire ad essere se prima non ne esisteva la potenzialità. Ciò che è impossibile non può venire ad essere. Non tutto ciò che è possibile viene ad essere, ma tutto ciò che viene ad essere doveva essere possibile, quindi doveva preesistere alla attuazione in modo potenziale. Ogni processo di trasformazione nel mondo va dunque pensato come la realizzazione di una potenzialità preesistente. Questo è chiaro nella riproduzione biologica e quindi qui in poi agisce in Aristotele un altro modello ontologico, non più quello grammaticale, ma quello biologico, appunto, il modello della biologia. È chiaro nella riproduzione biologica, non c'è una quercia se prima non c'era un seme di quercia. Ma questo governa anche la dimensione storica e antropologica. Se si costituiscono le città umane, le società umane, questo è perché l'uomo è fin dal principio, prima ancora che riesca ad essere la città, potenzialmente un animale sociale. L'uomo in quanto tale è un animale sociale anche prima di vivere in società e poi la vita in società, nella polis, rappresenta il compimento di questa potenzialità. Antipatico ma importante corollario. Se ci sono schiavi nella realtà sociale, ciò significa che questi uomini erano potenzialmente schiavi prima di diventarlo in realtà. La riduzione in schiavitù non è altro che l'attuazione di una potenzialità presente in certi uomini, che si attua, si realizza quando essi diventano effettivamente schiavi.
Tutto ciò che accade non accade dunque gratuitamente o disordinatamente, ma accade perché prima ne esisteva la potenzialità. Ma naturalmente, se la potenza dal punto di vista cronologico viene prima dell'atto, ci deve essere il seme prima della quercia, è anche vero che dal punto di vista dell'essere, da un punto di vista ontologico, l'atto precede sempre la potenza. Non c'è seme di quercia se prima non c'è una quercia. Questo blocco di marmo è in potenza una statua, ma perché diventi statua, la statua deve preesistere nella mente dello scultore. Dunque, il mondo viene reso pensabile come una catena temporale ininterrotta di passaggi ordinati da atto a potenza ad atto. Ordine e stabilità, che secondo Platone appartengono soltanto al mondo delle forme ideali, vengono ora invece distribuiti al mondo intero, concepito come unitario e relativamente invariante. Certo, l'eternità non appartiene a ogni singolo individuo di questo mondo, ma appartiene certamente sì alle specie. Io non sono eterno, ma la specie uomo lo è. Io sono un veicolo nella catena dei passaggi atto potenza atto, quindi genitore, seme, figlio, che a sua volta diventa genitore. Sono un veicolo dell'eternità, della specie a cui appartengo come ogni altro vivente. Questi processi non sono necessari, non hanno cioè la necessità con cui si può dimostrare un teorema geometrico. Il teorema di Pitagora è quello e non esiste un caso di triangoli a cui non si possa applicare il teorema. Questo non è vero per il mondo di cui stiamo parlando, perché in questo mondo c'è il movimento e laddove c'è movimento c'è materia, e laddove c'è materia c'è imprecisione. C'è una tendenza alla deviazione, questo è importante per quanto diremo dopo, dalla perfezione della catena, diciamo dei passaggi di cui ho parlato. Però l'ordine non è necessario, non è assoluto, ma si verifica, dice Aristotele, per lo più, cioè nella forma della regolarità, se volete della regolarità statistica. Per lo più da una quercia vengono semi e da un seme di quercia nasce una quercia. Non accade necessariamente sempre, ma per lo più è esattamente ciò che accade. Questo è il principio d'ordine, che connette tutti i movimenti delle sostanze del mondo in questa logica di passaggi tra atto, potenza e l'atto. Questo è ordine, ma questo non ha ancora, diciamo così, senso. Aristotele introduce allora un principio di senso estremamente importante che ci viene ancora una volta suggerito dal nostro linguaggio. Di fronte a cose, processi, fenomeni, e noi ci chiediamo perché? Perché è fatto così? Perché è accaduta questa cosa? E la risposta più soddisfacente, ad esempio nel caso dei comportamenti umani, è quella che indica lo scopo dell'azione. Perché vai a casa della cultura? Per fare una lezione su Aristotele. Questo è il modo migliore con cui noi siamo in grado di spiegare i comportamenti, quando ne indichiamo lo scopo, la finalità. Questa forma di spiegazione, che è la forma di spiegazione finalistica o teleologica, come si preferisce, è la più soddisfacente perché ci fornisce una garanzia che ciò che accade ha una destinazione, uno scopo, cioè un senso. E risulta ogni accadimento comprensibile a partire appunto dal suo scopo,
dal suo senso. Perché piove? Per far crescere le messi. Una spiegazione che dà senso a un fenomeno. Mentre la collisione fra nubi cariche di umidità non dà senso al fenomeno, ma dire che la funzione della pioggia è quella di far crescere le messi dà senso. La struttura dell'organismo vivente, questo è il campo privilegiato oltre che quello delle condotte umane, può essere compresa a partire dalle funzioni che esso deve svolgere per la sopravvivenza dell'animale e per il suo adattamento all'ambiente. Ogni organo può e deve essere spiegato nella sua conformazione in base alla sua funzione. Guardate che ci può essere, questo il filialismo può essere usato, lo dirò fra un attimo, in modo ingenuo, ma siamo di fronte a tutt'altro che a una considerazione ingenua. Sulla base di una considerazione finalistica dell'organismo vivente, Aristotele costruisce dal nulla, ex novo, un campo disciplinare gigantesco come la cronofisiologia comparata. Per farla breve, che cosa sono le branchie? Lo capiamo a partire dalla domanda a che cosa servono. Le branchie servono i pesci per respirare, dunque esse sono omologhe per funzione ai polmoni dei mammiferi. Noi possiamo dire che il polmone sta al mammifero come la branchia sta al pesce, e in questo modo abbiamo compreso la struttura di un organo, la branchia, che ci era ignota. Provate ad estendere e vedrete che gigantesco e difficile di sapere nel campo del vivente questo tipo di approccio può produrre. La stessa spiegazione finalistica governa anche la comprensione antropologica e storica. Perché esiste la famiglia? Per permettere la riproduzione e la sopravvivenza dei nuovi nati. Perché esiste la società politica? Per permettere agli uomini di vivere bene, cioè di essere felici, grazie alla divisione sociale del lavoro che soltanto essa permette. Guardate bene, così come l'ontologia sostanziale, anche il principio di senso finalistico ha una tenacia straordinaria. È stato sottoposto da secoli a critiche scientifiche che mirano a sostituire il finalismo con spiegazioni di tipo senso lato meccanicistico. Ripeto, piove non per far crescere le messi, ma per la collisione fra masse umide, e ogni altro fenomeno può certamente venire spiegato sulla base della sua, dei suoi componenti materiali, da quelli macroscopici a quelli atomici e così via, ma questa forma di spiegazione è così soddisfacente che noi non la possiamo in realtà abbandonare. Non la abbandonano i bambini. La domanda perché dei bambini esige, perché il bambino sia soddisfatto, una spiegazione finalistica, cioè che dica che cosa serve, qual è il suo scopo. Dare una spiegazione meccanicistica a un bambino vuol dire lasciarlo del tutto infelice e insoddisfatto. Ma quindi c'è un finalismo spontaneo, così come c'è una ontologia spontanea della sostanza. Ma se voi pensate allo stesso darwinismo, il principio adattivo del darwinismo, delle trasformazioni per adattamento all'ambiente di vita, è un principio che comporta larghe risonanze del finalismo aristotelico. Perché le foche hanno trasformato i piedi in pinne? Per adattarsi a vivere in un ambiente acquatico. Perché i primi animali terrestri, perché i primi pesci che si sono adattati a vivere in ambiente terrestre hanno trasformato le branchie in polmoni per poter respirare l'aria. Dunque, anche come dire, l'emozionalismo darwinistico contiene, questo tanto per fare un esempio, elementi di spiegazione finalistica molto forti, così come le domande che i bambini ci impongono. Salto una parte che mi porterebbe troppo lontano, e per finire e tirare un po' le file del discorso, vorrei richiamare la vostra attenzione
su quella che mi pare, a me personalmente pare, la chiave di volta dell'architettura teorica aristotelica, il nesso che unisce filosofia della natura, antropologia, etica e politica. Questo nesso che riposa su un insieme di considerazioni che abbiamo fatto si può chiamare, definire come il nesso tra normale, naturale e normativo. Abbiamo già detto che i processi naturali non sono necessari ma sempre e sempre identici, ma presentano una regolarità, per lo più, di solito. Aristotele dice la natura è nel per lo più, nel regolare. Ci possono essere deviazioni e degenerazioni dovute appunto alla materia, ad esempio la nascita di esseri deformi, ma c'è prevalente appunto una normalità naturale. Da un seme umano nasce normalmente un individuo conformato come il padre, una testa, due braccia, 10 dita della mano, non sempre, ma normalmente. Dunque, ciò che è normale, ciò che si verifica regolarmente e per lo più, è naturale. All'opposto, ciò che è anormale, ciò che non è normale, è innaturale, contro natura. Un vitello con due teste è anormale, innaturale, contro natura. Facciamo un altro esempio. Se l'eterosessualità è la condotta normale negli animali superiori, diciamo nei mammiferi se vogliamo, o diciamo praticamente negli uomini, allora l'omosessualità è anormale e contro natura. E cioè è un vizio anche morale, perché contraddice la natura umana. Questo è un teorema che deriva da questo rapporto tra normalità e naturalità. La regolarità dei processi naturali, la conformità alla normalità naturale, è il segnale che questi processi sono andati a buon fine, che il loro esito è quello che doveva essere nella catena dei passaggi da atto a potenza all'atto. La nascita di un bambino simile al padre, cosa normale e naturale, è il segnale che il processo è andato per il meglio. Se questo è vero, allora la conformità alla normalità naturale diventa anche la norma per valutare la realtà, sia quella dei processi fisici, sia quella antropologica. Diremo allora che un seme di quercia deve diventare una quercia. Così un uomo deve diventare sociale, cioè deve condividere la forma di vita della polis, storicamente, cioè naturalmente, configurata. Condividerne i valori tradizionali e le regole comportamentali. Chi non vive secondo questi valori e queste regole è un uomo contro natura, un selvaggio o un barbaro, cioè una deviazione dalla normalità naturale della specie, una sorta di degenerazione teratologica, come il vitello con due teste. La normalità, diventata criterio di naturalità e quindi elevata a norma, diventa in Aristotele un potente dispositivo di esclusione. Chi non vive nella normalità etica e politica non è propriamente umano. Di valorizzazione, solo i greci
che vivono nella polis sono davvero uomini, e di gerarchia i non normali sono inferiori e quindi giustamente assoggettati alla figura di uomo che è giunta a compimento secondo la norma di natura. Per finire con la polemica da cui abbiamo iniziato, questo nesso tra normalità, natura e norma diventa una macchina da guerra che Aristotele usa per demolire l'immaginazione utopica di Platone. Voi tutti sapete che Platone aveva immaginato una società possibile, una società della giustizia, radicalmente diversa dal mondo, dall'esistente in cui viviamo, che Platone aveva duramente criticato, tutte le sue varianti. Cosa faceva se Platone agli occhi di Aristotele? Platone prospettava una forma sociale diversa da tutte quelle esistenti, cioè una forma sociale anormale, che non rientrava nella tipologia normale delle forme sociali esistenti, e quindi, essendo anormale, una forma sociale contro natura, una forma sociale che confligge con la natura umana, la quale ha dato luogo alle sue potenzialità producendo, realizzando le forme sociali che esistono. Contro natura è l'abolizione della famiglia, della proprietà privata, della superiorità dell'uomo sulla donna, tutte cose che facevano parte dell'utopia della società giusta in Platone. Questo è anormale, non accade da nessuna parte, quindi deve essere innaturale. Quindi l'utopia platonica è indesiderabile perché renderebbe la vita infelice e anche impossibile perché è contraria alla normalità naturale dell'uomo. Del resto, questo è un argomento interessante che usa Aristotele, se l'utopia platonica fosse stata possibile, cioè se fosse esistita in potenza, diciamo, per usare un'espressione che Aristotele ignora naturalmente, ma funziona lo stesso, se questa forma sociale fosse esistita in potenza nel codice genetico dell'essere umano, allora nel corso del tempo, nell'indeterminatezza del corso del tempo, sarebbe stata non solo pensata, ma anche realizzata. Il fatto che non si sia mai realizzato nell'indeterminata profondità della storia umana niente di simile, vuol dire che questa potenzialità non esisteva. La non esistenza è una prova di impossibilità, perché se qualcosa, come abbiamo visto, è potenzialmente, esiste in potenza, finisce prima o poi per trasformarsi, per passare all'altro. Ma la non esistenza è segno della impossibilità. È un argomento di una potenza intellettuale terrificante da un punto di vista conservatore. È un argomento che proibisce di pensare forme sociali, politiche, ma non solo, anche morali, anche di vita, radicalmente diverse da ciò che si è depositato nella tradizione valoriale esistente concepita come il dispiegamento delle potenzialità naturali dell'essere umano. Aristotele quindi pensa anche il mondo umano, il mondo storico, secondo il modello dell'ontologia biologica, cioè alla maniera di esseri viventi, i quali realizzano potenzialità e per i quali la normalità naturale diventa la norma di valore, la norma di validità. Ciò che è diverso può essere solo degenerativo, come lo sono i mostri, i vitelli con due teste, nella riproduzione del vivente.
Altro piccolo esempio di tenacia di questo modo di pensare. Pensate alla forza dei sondaggi. Faccio questo esempio, ma non è un esempio che fa. Se risulta che 8 adolescenti su 10 dichiarano di aver avuto il primo rapporto sessuale a 14 anni, avere il primo rapporto sessuale a 14 anni entra nella normalità e quindi diventa qualcosa di naturale. Allora, quei due che non l'hanno avuto si sentono anormali, contro natura, e si sentono obbligati a farlo il più presto possibile, perché questo è così, il sondaggio funziona esattamente così. 7 donne su 10 pensano che Nixana, e tu sei di quelle 3 anormali, devianti, vitello con 2 teste che non... 6 italiani su 10, anzi lui mi diceva 7 italiani su 10, pensano che il governo Berlusconi. Questo diventa il normale, diventa naturale e quindi diventa normativo. È una trappola infernale, ma è una trappola potente, intellettualmente molto. Dunque, la teoria di Topelic dell'ordine del mondo nella sua trasposizione antropologica, ma non è una trasposizione gratuita, perché pensare al mondo congiunto e ordinato comporta necessariamente che la filosofia della natura si estende all'ambiente umano, produce effetti fortemente conservativi. Il mondo è ordinato, non c'è bisogno di demiurghi né cosmici né politici che lo cambino, perché il mondo così com'è è ordinato e suscettibile di spiegazioni finalistiche e così via. Un mondo ordinato non richiede e non tollera trasformazioni radicali. Il mondo di Platone, che era sempre sull'orlo del caos, aveva bisogno di essere governato, trasformato, modificato, non così quello Aristotele. Io credo che maestro e discepolo vadano sempre presi insieme, come due farmaci sinergici. Nonostante che io tema che la vostra predilezione vada da una parte piuttosto che dall'altra, e che magari che questa mia esposizione ne sia in parte responsabile, noi abbiamo certamente bisogno di una filosofia visionaria, di immaginazione utopica, di grande narrazione, come si diceva secondo l'espressione di moda qualche tempo fa, per non appiattirci nella banalità del quotidiano, per non rassegnarci alla normalità normativa e imperativa. Ma abbiamo altrettanto bisogno di principi d'ordine del discorso, del pensiero, della concezione del mondo, per evitare il rischio disorientante del delirio intellettuale, della perdita della consistenza del pensiero nella pura immaginazione, o per non finire, come direbbe Aristotele, per cinguettare. Abbiamo bisogno di ordine, di pensiero, per costruire saperi solidi, perché anche le trasformazioni non accadono se non si possono in qualche modo fondare su un contesto di saperi solidi come quelli a cui Aristotele ha lavorato. Le dosi e le proporzioni secondo le quali assumere questi due farmaci variano naturalmente secondo le richieste, i problemi, le ansie, le malattie dei tempi, e variano naturalmente secondo le nostre decisioni, sia intellettuali che morali. Grazie.